Triduo Mariano. Fatima e la consacrazione. Consacrazione. Una parola che si deve realizzare, la parola di Dio. Dalla Genesi, una donna ti schiaccerà la testa. Come? Consegnando la nostra vita. Tutta la Chiesa entra dentro il ritmo materno della vita. Con la consacrazione a lei. Ma la consacrazione scende da Dio. Ci si consacra a Dio. Dio consacra noi a Lui. Siamo in un tempo in cui si svolge una lotta che potremmo definire estrema, demoniaca. Ma Dio riserva l'onore della vittoria a lei, alla donna, Maria di Nazaret. Così Maria è apparsa a Fatima, a tre fanciulli, Lucia, Giacinta, Francesco. Sono con loro anche gli angeli, l'angelo soprattutto del Portogallo, l'angelo che rappresenta in fondo la presenza di Dio attraverso loro su tutte le nazioni. Maria canta e canterà sempre di più il suo Magnificat, più intensamente. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Maria, apparendo, esprime la volontà di Dio, ci comunica la volontà di Dio. Così lei dice a Lucia, dopo aver fatto vedere ai tre fanciulli le fiamme dell'inferno. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Dio vuole impedire che l'uomo giunga, era nel 1917, perfino a una seconda guerra mondiale. E Maria dice, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato. Maria parla di consacrazione. I teologi diranno qualcos'altro nell'interpretazione, ma lei parla così. Un giorno il grande Papa Benedetto XVI così si esprimeva, commetterebbe un grave errore chi volesse credere il messaggio profetico di Fatima si sia già del tutto attuato. Messaggio profetico di Fatima. Come riceverlo in pienezza? Come viverlo in pienezza? Come attuarlo in pienezza? Dobbiamo ben distinguere i significati di alcune parole. Una parola chiave è consacrazione. C'è una consacrazione discendente e discende da Dio. Dio che ci consacra a sé nel battesimo, vita divina. C'è una risposta dell'uomo che noi possiamo chiamare con una seconda parola affidamento. È la risposta nostra ascendente che sale verso Dio. Maria lo ripete a ciascuno di noi, desidera la consacrazione. In fondo è mancata una profonda e attenta teologia mariana. Sì, lo ripetiamo, anche se sembra un assurdo, teologia mariana. Teologia si fa solo intorno a Dio, ma c'è uno sguardo mariano. Dopo il concilio, famoso quell'ottavo capitolo della Lumen Gentium, tutto centrato su Maria, è seguito un periodo di quasi ostilità e di paura sulla realtà della presenza di Maria nella Chiesa. Ci vuole un approfondimento di questa teologia mariana, ma come? Bisogna orientarsi e scoprire come la consacrazione di cui parla Maria è nel cuore del mistero pasquale. Giovanni, con il suo Vangelo al capitolo 19, 26 seguenti, coglie le parole di Gesù dalla croce. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Questa è la gemma inclusa dentro lo stesso mistero pasquale. Tutto deve passare per volontà di Dio, del Figlio di Dio, nella potenza dello Spirito Santo tramite il cuore immacolato di Maria. Giustamente un grande santo, San Luigi Maria di Montfort, si esprime così. Quando giungerà quel tempo in cui tutti respireranno Maria? Così nel suo stupendo trattato della vera devozione. È necessaria una costante, ripetuta, insistente, continua consacrazione alla Madonna, al cuore immacolato. Oggi si è così lontani, forse bisognerebbe dire lontanissimi, ma le distanze potrebbero, per volontà di Dio, d'improvviso annullarsi. Allora, consacrazione personale evangelica. Nel Vangelo Gesù si esprime così, donna, ecco tuo figlio, figlio, ciascuno di noi, ecco tua madre. Poi una consacrazione costante, permanente, per ritrovare la marianità della Chiesa.
Alla beata Alessandrina, anche lei del Portogallo, Dio chiede attraverso la Madonna la consacrazione del mondo al Cuore Immacolato. Questa consacrazione progressiva, rapida oggi, continua presso tutti i popoli, è la via di Dio. Fatima, Maria di Nazareth, gli è come un'effusione mariana quando giunge lei, la via della Chiesa, la via di Dio. Anche brevemente, sono tutto tuo, porta Maria Gesù, Maria Regina delle Vittorie.